bentornati sul canale di Access 00, bentornati in un nuovo episodio di Minecraft. Siamo nella Super Mario Edition, ripresa direttamente da Nintendo Wii U. E allora, cosa faremo quest'oggi? Quest'oggi ho deciso di andare a vedere un po' in esplorazione, nel caso... Pulsante, ah, ora mi deve ridire tutto quanto, mamma mia! Nel caso che il mondo sia rimasto uguale o meno, anche perché il limitare del mondo del vecchio mondo Wii U è lì. Quindi andiamo un po' a vedere se l'hanno ingrandito il mondo oppure hanno lasciato questa dimensione. Sapete perché ve lo sto dicendo? Ciao Pucci! Perché praticamente la mappa me l'ha rimessa a zero. E ve lo ricordate, avevamo esplorato tutto quanto, invece adesso è a zero. Quindi sono veramente curioso di vedere un po'. Da quello che mi sembra, qui c'è il mare proprio in diagonale. E il lupacchiotto che è col Koopa! Guardate qui che macello! Ora il lupacchiotto è... ciao capretta, cioè ciao Koopa, tra l'altro. Però no, aspettate, questa la prendo io. La prendo io, haha! La vuoi te? E te la mangio davanti! A soddisfazione estrema! Allora, procediamo. E andiamo a vedere... Scusate, un po' di cattiveria, ma ci vuole perché non lo doveva fare, povera Koopa. E mi sa tanto che la mappa è grande quanto lo era prima. Io ora provo a procedere da questa parte. Appena mi blocco... Sì, esatto, siamo già arrivati a limitare, guardate. Questo è il limitare. No, allora, la grandezza della mappa credo sia rimasta come prima. Almeno da questo lato, se non altro, della mappa. È rimasto tutto come prima. Quindi niente, mappa non ingrandita. E come avrete già capito, tra l'altro, visto che sto registrando questo video... Ciao, Mucchetta, troppo bella! Porterò avanti entrambe le serie. Perché me l'avete chiesto nei commenti. Salve, Goomba! Come sta? Tutto bene, caro Goomba? Salve! Io lo lascio lì. E dicevo, ne sono anche felice, tra l'altro, di portarle avanti tutte e due in contemporanea. Perché... mi piacevano, perché ci ho dedicato e investito un sacco di tempo io in questa serie... E quindi mi piace portarla avanti. La spada, come mi dicevate, ci ero passato sopra, effettivamente, nello scorso episodio, ed era quella. Sono queste le spade qui. È che devo un attimo riprenderci la mano per vedere un po' come sono. Perciò, allora, cosa faremo in questo episodio? La mia idea era di tornare il prima possibile nel Nether. Perché? Perché ci sono un sacco di oggettini molto buoni, molto particolari, e quindi volevo tornarci il prima possibile. Per farlo, però, io avrei bisogno di diamanti, perché mi ci vuole almeno l'armatura in diamante, che al momento ho in ferro invece come armatura, come vedete, guardate quanto è bella però la nostra armatura, dai, è troppo bella! E mi ci vuole, dicevo, quella in diamante per fare una cosa fatta bene, come mi ci vorrebbe una spada in diamante e arco e frecce. Quindi vediamo un po' se ci sono diamantozzi qui. Avevamo fatto anche un calderone, cioè avevo preso anche un calderone, tra l'altro. Ne abbiamo ben 14 di diamanti, ragazzi, ben 14. Non ci faremo l'armatura intera, ma la spada di diamante proprio di sicuro gliela facciamo. Tra l'altro avevamo già la piccozza in diamante, e questa che è la zappa di pietra, devo vedere un po' cosa avevamo già, perché non vorrei fare doppioni, perché a me la spada in diamante mi sembrava quasi di averla fatta, però quanto pare no. Qui abbiamo anche la barbabietola, se qualcuno avesse fame, la sella a forma di guscio di cupa, guarda, di guscio di Nella, anzi, guardate quanto è bello. Io me la porto dietro una, ne abbiamo due, io una me la porto dietro, puro spirito sportivo. Abbiamo anche un po' di ossidiana? Nel caso, che schifo non fa comunque. Ok, procedo alla creazione. Queste erano le fornaci, giusto? Che ci abbiamo nelle fornaci esattamente? I ciottoli e in questa fornace un po' di carbone. Ok, ok. Procedo alla creazione della spada. Questa che era? Piccozza di ferro, efficienza 1, indistruttibilità 1. Ah, niente male. Procedo alla creazione della spada in diamante. E non si fa così la spada in diamante, ma si fa... Non così, dannazione, Ale, i tasti! Ok, scusate, vi devo riprendere un po'. Perfetto! La spadascia! Siamo in Monster Hunter, praticamente la spadascia di ferro, di diamante è questa. Per chi magari non conosce il gioco, dategli un'occhiata, è molto bello. Tra l'altro ho portato la demo della serie di Monster Hunter XX, quello di Switch, sul canale, è in collaborazione con Gamescore.it, quindi se vi va dategli un'occhiata. Allora, vediamo un po' di fare il resto, cosa ci viene fuori. Ma è tutto l'elmo di diamante, che è ben diverso da quello di prima.
Sì, facciamocelo, l'erbo di diamante. E poi che ci viene fuori? I pantaloni, i gambali, penso, di poco, per un pelo. I gambali di diamante e per l'armatura dovremmo andare più avanti. Ma è la... Ma è il vestito di Mario o cosa? No, però il cappellino è blu. Però i pantaloni sono rossi. Mi piacerebbe vedere che diamine di vestito viene fuori avendo tutto in diamante, ve lo giuro. Sarebbe una gran figata vederlo, francamente. Intanto noi siamo antiestetici proprio... A bestia, veramente tanto antiestetici. Guardate, mamma mia, facciamo ridere, ma va bene così. E soddisfazioni sono anche queste. Questi riponiamoli magari qui dentro, che ci possono essere utili. Qui abbiamo un po' di smeraldo. Quindi abbiamo la spada, ok, un po' d'armatura. Non volevo andare in miniera, almeno non in questa serie, visto che ci siamo già stati con la serie normale, quella su Nintendo Switch, la Switch Edition, diciamo, la serie vanilla. Quindi non mi piaceva andarci anche qui. Perciò facciamo una cosa, andiamo a perlustrare un secondo il Nether lì vicino, per vedere se magari troviamo qualcosa di interessante. Anche se avevamo già fatto un bel viaggetto nel Nether, se ve lo ricordate. No, ok, facciamo così, completiamoci in questo episodio l'armatura di diamante e ci rivediamo giù in miniera. Vediamo un po' di trovare il diamante. Nel compenso abbiamo trovato oro. Ottimo. A me lo credo sia oro, perché mamma mia, ce n'è anche parecchio. È oro, vero? Sì, grandi. Bene, ce n'è anche tanto. Guardate voi. Wow, e del ferro anche. Ma bene, ma che bello trovare subito, iniziare così e trovarci subito un botto di materiale in questa maniera. Soddisfazione estrema, veramente. Ah, ok, siamo arrivati al limitare del mondo da questa parte. Dicevo, ma com'è che non sta scavando più il nostro amico? Ecco perché. Vabbè, passo di qua a sto punto. E va bene, non c'è problema, tanto scavare per scavare. Ok, abbiamo trovato una grotta. Ci deve essere un ragno da queste parti, perché sento fare un gran casino. Quindi io ho l'impressione che sia da qualche parte. No, no. Guarda, esplode. Lì va bene. No, ma esplodici. Dannazione. Lì va bene. Ok, va benissimo anche lì. D'accordo, mi hai fatto strada. L'importante era quel. Com'è che c'è così tanta luce laggiù di sotto? C'è lava da qualche parte? No. Avete visto? C'era... Ah, forse è la pietra rossa che faceva un po' di luce. C'era una quantità di luce estrema. Quindi ho detto, come mai tutta questa luce? Da dove diamine viene? Intanto c'è il muro inutile. Perché siamo alla fine. Ok, ok, ok. Infatti dicevo, ma perché c'è quel muro lì in quel modo? Cioè, che ci sta a fare? Qui intanto noi andiamo un po' a perlustrare in giro. Io, magari fatemi sapere nei commenti se è meglio per voi, perché so che non siete gli stessi a seguire entrambe le serie. Cioè, alcuni di voi seguono solo una serie invece che entrambe. Perciò mi faceva piacere sapere se vi va bene che magari, più che altro rivolto a chi le segue entrambe, se non vi scoccia troppo il fatto che magari con entrambi le serie siamo sottoterra. Fatemelo sapere nei commenti perché mi interessa moltissimo. Nel caso cambierò sicuramente e il prima possibile l'approccio alla serie, quindi fatemelo sapere appena potete, mi raccomando, è molto importante per quanto mi riguarda sapere quello che pensate. Il vostro pensiero è molto fondamentale, direi, più che importante, è fondamentale. Perciò scrivetemelo nei commenti, questi video sono appositamente fatti per voi, quindi insomma siete voi che scegliete, perciò fatemelo sapere appena potete. Io nel frattempo continuo l'esplorazione di questa grotta, non ho bisogno di altro carbone per la verità, ne ho fin troppo. Quindi non ce n'è bisogno. Non volevo risalire troppo perché altrimenti i diamanti non ci si trovano a un'altezza maggiore. Ah, qui non saliamo più, non c'è più preoccupazione, non c'è altro. C'è il blocco. Bene, 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 torno giù. Il punto è che io avevo sentito un ragno. E bello forte anche il rumore di ragno. Quindi dove diamine è? Sarà qua? Da qualche parte? Questa è una parte che non avevamo visto, ma sì, ma prendiamolo un po', va, di sto ferro, un po' di ferro prendiamolo. Perché no, perché no, nel frattempo mi sta arrivando un creeper? No, ok, no, giusto che c'ero, sai, di solito quando non guardo mi arriva la peggio roba addosso, perciò sempre meglio essere attenti a dove si rivolge lo sguardo. Altro vicolo cieco, si va da nessuna parte, provo a dare una scavatina, magari per sbaglio.
di qua niente. Ok, no, no, vicolo cieco proprio preciso, preciso. Quindi, dove via me ne posso andare io? Continuo a scalare giù di sotto. Che faccio? No, aspettate un po', ma qui c'eravamo passati noi? Mi son perso, tanto per cambiare, per la cronaca non so più dov'è il posto. Forse siamo arrivati da qui noi, credo. Sì, eccola qui, ok. No, perché io m'ero completamente perso, tanto per trovarne una nuova. Quindi continuo a scavare andando in una direzione casuale. Tanto, già che c'ero, visto che arriviamo di là, io procedo verso questa zona. Schifo non mi fa. Che verso era questo? Di chi era soprattutto? Zombie? Ma non mi sembra facciano quei versi lì gli zombie. Ah, mi sa che li ho... No. Li ho vicinissimi, ma non riesco a capire dove sono. Eccoli qua, mi sa. Mi sa che finiamo per trovarli e finiremo anche per scoprire... Di chi è questo... ruggito così schifoso, francamente. Perché... fa piuttosto schifo. Io, perdonatemi, ma una copertura per non volare di là la volevo, perché non voglio rischiare di infilare direttamente nella lava. Non mi sembra proprio il caso, francamente, arrivati a questo punto. Qui non c'è nessuno, però si continua a sentire quel... non lo so, sembra un cinghiale praticamente, sembra, scusate. Ma hanno inserito i cinghiali come nemici in Minecraft. Cosa diamine è questo rumore? Pazzesco, mamma mia. No, c'è la lava, no, peccato, peccato, peccato. Richiudo subito, scusi, scusate, non volevo disturbare, cara lava, io. Non volevo disturbare, ma va bene così. Allora, questo è un creeper. Ma esplodi. Ma non potrebbe esplodere lì, gentilmente. Esplodi. Ok, perfetto. Almeno ci ha fatto il varco. Ragazzi, mi inquieta moltissimo sto suono, perché... Dai, ma è tremendamente inquietante. Il problema è che qui sopra c'è roba. E... io rischio tantissimo a passare di là. Ma che è? Gli arcieri scheletro? Forse? Ma sono qui, puoi scendere gentilmente! Ma sarà mica uno slime o qualcosa di simile? Allora, in via del tutto teorica, qui c'è la scala, quindi posso almeno salire. Quello è uno zombie normale. E lo leviamo su. Ma che è sto coso? Oh! Calmati! È buono! Ma che... sarà mica uno di quei cosi che avevamo trovato anche l'altra volta? Ve lo ricordate nel video? Quello... quei cosetti che sono nascosti nei blocchi normali, che io non so come si chiamano, non mi ricordo almeno come si chiamano, sicuramente voi me l'avete detto, ma io con la memoria che mi ritrovo me lo sono già dimenticato. Non è che era uno di loro, perché era troppo veloce. Io veloce in quella maniera, un nemico così veloce, io non lo ricordo. Perciò... io ho tanto l'idea... Diamanti! Diamanti! Ragazzi, diamanti! Li abbiamo trovati! Li abbiamo trovati! Che bello quando le cose funzionano nelle serie! Allora, bene così, qui vediamo un po' di fare spazio. Io prima ho visto un nemico però dalla parte di là. E mi piacerebbe molto, molto, ma molto sapere che fine ha fatto. Qua su c'è altro? Qui non si cade, il che è un bene. No, non c'è nient'altro, però ci metto una torcia, come dire che ci... wow, che ci sono stato. È meglio. Poi la mia idea era quella di fermare tutta quest'acqua, perché altrimenti non riusciamo a fare praticamente niente. E qui c'è anche l'ossidiana con i diamanti e la lava. Quello è un problema maggiore. La lava insieme ai diamanti e all'ossidiana, quello è un grosso problema. Fatemi fare una scala per salire qui, perché a me qui prima pareva di aver visto un nemico e non va... e tanto c'è una quantità d'oro infinita e a me non mi va di, dicevo, combattere prima di tutto i nemici dove c'è vicino la lava e oltretutto dove c'erano due punti di lava, per la verità. Che
Poteva essere un problema. Non è che vieni qui anche? Guarda, se ti sei buttato... No, non si è buttato nella lava, dannazione. No! Ok. Dovrei mangiare. Puoi aspettare un secondo, mangio e arrivo! Sono da te! Arrivo subito, grazie! Oh, non è ancora morto. Ok, perfetto. Dovevo mangiare, ragazzi. La soddisfazione di mangiare mentre si fa il combattimento. Va bene così? Oh, io prima che ci voli qua, perché tanto io so che prima o poi ci andrò, fatemi mettere un blocco, almeno evito di volare laggiù, perché sapete come sono. E quindi sapete anche i disastri che faccio tendenzialmente, quindi meglio evitare di farli anche qui. Ora, fatemi vedere se qui c'è lava. Sotto sì. Ok, allora, questo blocco di diamante dovrebbe essere prendibile tranquillamente. Senza problemi di lava, vari. Aspettate un po', provo a scavare anche lì dietro, già che ci siamo. Wow. Soddisfazione estrema di vedere blocchi e blocchi di diamanti uno dietro l'altro. Ah, che bello vedere queste cose. Comunque, faccio vedere anche a voi un po' meglio, magari se metto qui. Non lì, ma di qua. Dicevo, se metto... Leva la torcia! Ok, se la metto qui, almeno vedete meglio anche voi. Ora io volevo riuscire a capire. Prima di tutto, tappiamo perché non voglio problemi da gente sopra. Volevo capire se qui sotto c'era altra lava. Allora, qui dovrei essere abbastanza al sicuro. Qui. Ok, questo blocco è prendibile tranquillamente. E anche questo. Bene, ragazzi, perfetto. Li posso raccattare tutti quanti adesso. Benissimo. Piccone diamante e venite qua. Diamante col piccone diamante sono soddisfazioni. Ottimo. Poi prendiamo anche questo. Poi questo. Dannazione, non ho più spazio. Leviamoci un po' i ciottoli. Perché i ciottoli, francamente, non ne faccio niente. Invece dei diamanti, molto. E grandi così, sapete. Ok. Quant'erano? 5 diamanti. Wow. Bene, bene, bene. Ottimo. Prossimo episodio proseguiremo da quella parte, vedo che c'è molto oro. Quindi, per il momento ci salutiamo qui. Ripeto, fatemi sapere nei commenti se, a parte il fatto se vi va l'idea di tornare nel Nether e ad affrontare tutti i problemi che conseguirà il Nether, mi raccomando. E poi se non vi dà troppo fastidio, se vi va bene, diciamo che con tutte e due le serie sia sottoterra, nel caso, fatemelo sapere nei commenti, se no vedo un po' di sistemare la cosa, di fare altro, diciamo così, in una delle due serie. Quindi, un saluto, è che dei miei materiali ne abbiamo bisogno, ragazzi, perciò in miniera ci dobbiamo venire per forza, no? E poi facciamo anche tante avventure, almeno ci divertiamo di più. Io almeno mi diverto un sacco quando veniamo qua giù sotto nei bassi fondi. Quindi, un saluto da Axios00, vi ricordo se vi va di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, vi ricordo sempre se vi va di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter, seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram e aggiungermi agli amici di Steam, Switch e PlayStation Network. Se non vi aggiungo subito su Twitch e Wii U è perché ho la lista piena, quindi vi metterò in attesa. So che la richiesta me la potete mandare, ma ci sono un centinaio di persone circa in attesa, quindi mi raccomando, abbiate pazienza. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima. Ciao!